Manifestazione della FLC-CGL davanti al Ministero dell'Istruzione contro legge di bilancio. Abbiamo Paolo Notarnicola della Rete degli Studenti Medi, un'associazione studentesca che è presente con molti studenti, con molti ragazzi qui a Viale Trastevere. Allora, siamo qui oggi non solo per una semplice solidarietà con i lavoratori della conoscenza, ma perché riteniamo che le battaglie che si stiano portando oggi siano nostre e quindi è un inizio di un percorso di mobilitazione. Non siamo solo qua davanti al Ministero, ma siamo anche in tutte le altre piazze che il sindacato ha organizzato all'interno del Paese e sostanzialmente crediamo che questa legge di bilancio in questo momento non rappresenti davvero quelle che sono le istanze della scuola. Si attua uno spending review anche all'interno della scuola pubblica, cosa che non è assolutamente ammissibile, ma anzi servirebbero investimenti a partire dall'organico scolastico, ma anche pensando insomma all'edilizia scolastica e quello che è il diritto allo studio. Ma il fatto che si stiano operando dei tagli all'interno della legge di bilancio di quasi 8.000 tra personale docente e personale ATA è molto preoccupante. Sicuramente negli scorsi anni c'è stato un forte problema di classi sovraffollate, un problema tuttora presente. Per certi versi il calo demografico può favorire un maggior dialogo tra docenti e studenti e quindi un miglior rapporto tra insegnanti e studenti. Questo non sembra essere insomma nei piani del ministro, che invece opera appunto dei tagli, e crediamo che la scuola insomma abbia bisogno di investimenti, ma non solo da quest'anno, ne ha bisogno da tanto tempo, e che l'idea stessa che sulla scuola vadano operati dei tagli è pericolosa. Di contro c'è anche insomma tutta la questione che riguarda le leggi e le riforme che il ministro Valditara ha condotto sulla scuola pubblica. Penso alla repressione e al DDL sulla condotta, che di fatto non fa altro che aumentare quel clima di criminalizzazione, così come alla riforma dei tecnici professionali, che aumenta l'aziendalizzazione e non dà ai ragazzi, alle studentesse e agli studenti una possibilità alternativa rispetto a quello che è il mondo del lavoro. Sì, il 15 novembre saremo in piazza, saremo qui a Roma, ma saremo anche qui in tutti i territori e ci saranno più di 30 manifestazioni in tutto il paese. Quello che chiediamo è da un lato di investire in diritto allo studio. Attualmente i costi per andare a scuola superano i 1.200 euro tra libri, certificazioni, dizionari e quant'altro. E se da un lato questo è un interesse reale in cui serve investire e venire incontro alle famiglie e agli studenti anche vista l'inflazione, dall'altro crediamo che la battaglia debba essere anche un pochino più larga e un pochino più generale, ovvero questo governo sta applicando tutta una serie di leggi che vogliono proprio reprimere e criminalizzare i giovani, e quindi anche al di là della scuola noi crediamo che sia nell'interesse di tutti manifestare per la libertà di pensiero, per la libertà di manifestare. In più c'è anche il tema dell'autonomia differenziata, che se dovesse essere applicata dalle regioni implicherebbe un diritto allo studio regionalizzato e darebbe piena possibilità di legiferare alle regioni, e quindi ci sarebbe un'istruzione a macchia di leopardo e non verrebbe garantito lo stesso diritto da nord a sud del paese.